capire quindi che cosa vuole da te questa persona. Cerchiamo di capire cosa vuole da te questa persona. Salutiamo anche Crezzi, salutiamo anche Crezzi Robby. Allora, facciamo la scelta. Prima scelta è il Buddha. La prima scelta è il Buddha. Che cosa vuole da te questa persona? Seconda scelta abbiamo la piramide. E terza scelta abbiamo la stele. Terza scelta abbiamo la stele. Quindi abbiamo Buddha, piramide o stele. Che cosa vuole da te questa persona? E quindi partiamo con il Buddha, e vediamo un po' che cosa vuole da te questa persona. Quindi partiamo con la prima scelta, che è quella del Buddha, la trasformazione della nespola. Cosa deve trasformarsi la nespola? In un'albicocca. Si deve trasformare la nespola in un'albicocca. Non sappiamo in cosa si deve trasformare la nespola. Ma partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Deve mignottirsi. Partiamo con gli arcani maggiori dei tarocchi. Nel frattempo mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e vi ricordo che sul canale potete comunque abbonarvi e quindi vi suggerisco l'abbonamento. L'abbonamento base o l'abbonamento, diciamo, o l'altro tipo di abbonamento che abbiamo su questo canale. Mescoliamo le carte e cerchiamo un attimino di capire la trasformazione. Ah, semi trasgressore. Ah, quando ti sei trasformata, facciamo un'intervista a Nespola. Salutiamo anche Giovanna. Quando sei trasformata, facciamo un'intervista alla Nespola. La Nespola trasformata, troverai solo i catramisti. Ma no, dipende, non è che deve diventare un troione da corsa, eh. Può essere anche una trasformazione, diciamo, di classe, ma più femminile, non un troione da corsa. Ovviamente i troioni da corsa non è che attirano poi più di tanto, cioè attirano nell'immediato magari, ma semplicemente per, come dire, per avere una semplice eiaculatio, diciamo così, una semplice eiaculatio. Allora, con un semitroione da corsa, la nostra Nespola. Bene, vediamo il semitroione da corsa come può andare. E allora partiamo e mescoliamo le carte, cerchiamo di capire un attimino come possono andare. Cerchiamo di capire un attimino come possono andare. Quindi semitroione da corsa per la nostra Nespola, semitroione da corsa. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte, E allora abbiamo, beh, insomma, è una persona che ha abbiamo la papessa, la ruota della fortuna e l'imperatore. L'imperatore, tra l'altro, è il maschio alfa. Tenete presente che l'imperatore è il maschio alfa e l'imperatore, diciamo, rappresenta sicuramente una persona. L'imperatore rappresenta sicuramente una persona che ti può dare. L'imperatore rappresenta sicuramente una persona che ti può dare molto da questo punto di vista. Quindi una persona sicuramente molto interessata a te, una persona che ha voglia, diciamo, di portare avanti la situazione giusta, una persona, diciamo, sicuramente una persona di valore, sicuramente una persona di valore che ha voglia, diciamo, di costruire qualcosa di solido con te. Non è sicuramente un catramista, quindi non è sicuramente un catramista, ma per curiosità, che magari non vorrebbe sbagliato, sto facendo la live sul canale Esoterismo, giusto?
Care rampane, sta live, la sto facendo sul canale Esoterismo e Spiritualità. Non vorrei aver sbagliato canale. Ditemi se la sto facendo sul canale Esoterismo, vecchie befane. Allora, rapidamente scrivete. Quindi abbiamo una chance. Ah, canale Massimo Tramasco. Ah, ho sbagliato canale. Ecco, vedi, mi sembrava, ho sbagliato canale. Affanculo. Vabbè, non importa, dai. Ho sbagliato canale. Ho sbagliato il canale. Vabbè, no, volevo farla sull'altro canale, l'ho fatto su Massimo Tramasco. No, mi sono sbagliato di canale. Va bene, dai, non importa. Comunque sia, quindi. Infatti, vabbè. Comunque, abbiamo una persona che vuole, abbiamo una persona che ha un interesse molto forte nei tuoi confronti e non è un catramista. Vediamo un po' di approfondire chi è questa persona con i tarocchi, utilizzando i tarocchi. Utilizzando i tarocchi, utilizzando i tarocchi Zen, cioè utilizzando i tarocchi egizi. Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi egizi. Cosa ci raccontano i tarocchi egizi? Salutiamo la nostra Betty Cottage. Ho sbagliato canale. Betty, ho sbagliato canale. L'ho infilato nel canale sbagliato. Come mai? Volevo farlo sul canale Esoterismo e invece ho sbagliato canale. Ma non è possibile. A te capita mai, Betty, che sbagliano il canale? Allora, volevamo sapere da Betty se ti. Tra l'altro, se andate in Piazza Manin, fatevi fare il ritratto dalla nostra Betty Cottage. Eh sì, volevo farlo sul canale Esoterismo e invece non sono rimasto loggato sul canale. Sono rimasto loggato sul canale, su questo canale e niente, così è. Allora, allora, vediamo un po'. Quindi questo è quello che ci dicono. Vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi. I tarocchi egizi. Allora, il mondo, beh, è una persona importante che ti darà qualcosa di interessante, ti darà qualcosa di interessante. Abbiamo anche una persona più giovane di te, sarà una persona più giovane di te e sarà una persona trasgressiva. Quindi queste sono le caratteristiche. È una persona che vuole comunque avere una relazione con te, vuole avere una relazione con te, ma è anche una persona molto trasgressiva, più giovane di te, che vista la vostra età non è che ci vuole molto a trovare uno più giovane di voi, comunque sarà una persona più giovane di voi, e trasgressiva, una persona che vi farà vivere delle trasgressioni, diciamo, molto, 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 molto forti. E quindi questo è un punto importante. Poi vediamo con le sibille di Lenormand quali sono le caratteristiche delle sibilline di Lenormand. Quali sono le caratteristiche delle sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibille di Lenormand? Chi è questa persona? Cosa vuole da te? Cosa vuole da te questa persona? Vuole solo la patonza o vuole qualche cosa di più? Beh, è una persona molto scaltra, la volpe, molto furba, però è pura d'animo fondamentalmente e ha delle sue radici. Quindi direi che è una stesa interessante, questa è una persona che vuole comunque costruire qualcosa di importante con te, vuole costruire una situazione importante. Lo so, cara Giovanna, ho sbagliato canale. A te capita che sbagliano canale ogni tanto? Ti capita a te che sbagliano canale ogni tanto, Giovanna? Magari quando sei lì nella fregola, diciamo, ti capita che sbagliano canale o no? Allora, mescoliamo le carte, mescoliamo le carte.
e vediamo un po', e vediamo un po'. Allora, scegliamo le prime tre carte. Giovanna, te capita mai che sbagliano canale? Allora, bene, ci sarà abbondanza, ci sarà abbondanza. Dovrai, diciamo, avere una tua guida e avrai comunque successo. Avrai comunque successo. Ci sarà una situazione, diciamo, positiva di estremo successo. Quindi questa è un'ottima stesa, secondo me, per quanto riguarda il Buddha. Una persona che ti darà trasgressione, ti darà anche altro. E poi abbiamo diciamo, la piramide. Vediamo la piramide. Vediamo cosa ci racconta la piramide. Quindi partiamo la piramide, partiamo dalla piramide e vediamo un po'. Oggi ho sbagliato canale, cavolo, volevo farlo su esoterismo, non ho più fatto il log diverso e l'ho fatto, vabbè. Qua la vecchiaia che oramai sto diventando vecchio, ragazzi. Allora, tagliamo le carte e scegliamo le prime tre carte. La la la, abbiamo l'innamorato, il matto e l'imperatrice. Quindi ci sono anche qua enormi chance, enormi possibilità. L'imperatrice è una persona molto estroversa questa, una persona che ti cerca, ma improvvisamente poi farà la scelta, sceglierà te perché tu rappresenti, è una persona un po' libertina, un po' puttaniere o libertina e zoccola, diciamo, e avrà però alla fine ti sceglierà. Tra le tante situazioni verrai, sarai la prescelta o il prescelto. Questo è quello che ci dice. E diventerà stabile. Insomma, è una persona che alla fine sceglierà te perché gli piacerai. Sarai tu la donna che lo intrigherà. Sarai tu la donna che vorrà avere nella sua vita. Questo è molto interessante. Vediamo un attimino cosa ci dicono. Vediamo un po' che cosa ci dicono. Vediamo un po' che cosa ci dicono le carte egizie, i tarocchi egizi. Cosa ci raccontano i tarocchi egizi? Allora, che cosa vuole davvero da te questa persona? Cosa vuole davvero da te questa persona? Oh, vuole. Beh, è una persona che vuole. Se è una donna. Se tu sei maschio e una donna, sarà una giovin bruna, una ragazza bruna, mora, potrebbe essere la persona giusta. Diciamo che è una persona molto annoiata, quindi devi dargli vitalità perché va alla ricerca di. E poi magari potrebbe anche cercare un trasferimento, un cambiamento di città. Insomma, è una persona che da te vuole fantasia, vuole, diciamo, è disposta a impegnarsi, questa persona, però deve imparare a essere una persona più fantasiosa, una persona che dà energia. La Calbrisella è annoiata, una persona che va alla ricerca di situazioni emotive e tu potresti anche essere la persona giusta. Comunque è una persona che ha una sua fedeltà, è fedele. Diciamo c'è qualche nuvola, insomma, non sarà una relazione completamente lineare, ma poi è anche una persona di buon animo, fondamentalmente un gentiluomo. Vediamo anche qua un suggerimento da parte dei tarocchi Zen Zen. Vediamo anche qua un suggerimento da parte dei tarocchi Zen Zen di Osho. Che cosa ci raccontano i tarocchi Zen Zen di Osho? Allora, vediamo un po', abbiamo qua oggi piove, 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 piove. Abbiamo un successo, lasciati andare, ci sarà una rinascita, trasformati come la nostra Nespola, devi trasformarti e viverti anche questa relazione come se fosse anche un po' un'amicizia. E passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Passiamo alla terza stesa, che
che è la stesa della stele. Vediamo che cosa ci racconta la stesa della stele, la terza stesa, cosa vuole veramente da te? Questa persona piove sulle nuvole sparse, piove sulle tamerigi salmastre d'arse, piove sui mirti divini, piove sui pini. E la favola bella che ieri ti illuse, che oggi mi illude, o Ermione. Piove sulle nuvole sparse, piove sulle tamerici salmastre d'arse. Allora, beh, qua diciamo devi cambiare situazione, ci sarà un cambiamento importante nella tua vita. Abbiamo la torre, la morte, un cambiamento importante nella tua vita, un grande cambiamento e una trasformazione. Quindi usciranno via le vecchie situazioni e entreranno le vecchie cose. E come la vostra cosa è tutta secca, anche voi siete tutte secche. Però su di voi piove o non piove, siete secche anche voi, perché col tempo le cose si seccano. Anche a nostro Crezia, col tempo tutto si rinsecchisce. Allora, vediamo un po' qualche info, diciamo, qualche info in più. Ah no, la nostra Betty non è secca. Meno male che la nostra Betty non è, la mia non è secca. Ah, meno male che non siete secche. Meno male, al parcheggio del cimitero. Bene, bene, un grissino. Bene, vediamo, siete secche o non siete secche? La nostra Betty Cottic dice di no, anche Giovanna. Ah, Giovanna non dice, Laura dice che non è secca. Meno male, meno male. E Isaura è secca o non è secca? Come sei Isaura, secca o non secca? Chiedevamo a Isaura Borghi, sei secca o non sei secca? Allora, vediamo un po', non è il peso, che cosa ci dice Isaura? Non sappiamo, non è proprio il caso mio. Ah, Betty Cottic che proprio no, Betty Cottic invece è una che proprio agli effluvi, la nostra Betty. Tra l'altro, se andate lì a fare qualcosa, diciamo... Se andate, dicevo, lì dalla nostra... Se andate a Venezia e vi suggerisco di andarci, potrete incontrare la nostra Betty Cottic, no? Potrete incontrare la nostra Betty Cottic a Venezia e farvi un ritratto. Bene, ci sarà una rinascita, una grande rinascita! Grandi opportunità per voi, grandi opportunità, questa è di nuovo la noia, però cazzo non dovete far annoiare e dovete anche essere persone più attive dal punto di vista cerebrale, siete un po' spenti, siete un po' noiosi, è questo che vi frega, siete un po' spenti, siete un po' noiosi, non dovete essere noiosi, vediamo un po' cosa ci dicono le sibille di noia, perché la noia vi rovina. La noia vi rovina. Mentre invece la nostra Gina De Cazzan, sappiamo, la nostra Gina è secca o non è secca? Che cosa ci dirà la nostra Gina De Cazzan? Cerchiamo di capire se è secca o non è secca la nostra Gina De Cazzan. Allora, mescoliamo e vediamo che cosa ci dicono le carte. Tanto... aspettiamo di capire se la nostra Gina De Cassan è secca o no. Allora, questa è un'ottima chance, perché è una persona pura, è una persona splendente come il sole, ed è una persona che ha grandi chance, grandi opportunità, ma devi prendere una decisione. Salutiamo anche Ica. Devi prendere una decisione. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale, attivare la campanella, così riceverete la notifica di nuovi video. Iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così potrete ricevere la notifica dei nuovi video. E adesso mescoliamo le carte e vediamo. Quindi facciamo attenzione, mettete un like, vecchie carampane,
mettete un like e vediamo un po'. La nostra Gina non è secca, quindi di secchi chi che abbiamo? A parte Crazy Robby, non c'è nessun'altra secca, insomma, solo Crazy Robby è secco. Allora, mescoliamo le carte. La Nespola non sappiamo come sarà la Nespola. Le Nespole un po' sono raggrinzite, qua sta venendo giù il diluvio universale. Le Nespole sono raggrinzite normalmente. Allora, viviti questo sogno d'amore, finalmente, viviti questo sogno d'amore, viviti questo sogno d'amore, e non reprimerti, e diciamo, rallenta, rallenta, non pensare che sia un qualcosa che va troppo velocemente. Ecco, queste sono le cose, le tre stese, direi che sono tutte e tre diverse, ma abbastanza positive, diciamo che c'è una positività in tutte, quindi non...